Fabio Vincente. No, almeno 2013 non ho perso nel 2013. Nel 2013 hai perso una gran partita. No, ovviamente io sono contento. Deve ringraziare loro, hanno fatto bene. Penso che Zebre hanno messo noi sotto pressione nei primi 20 minuti. E dopo siamo entrati in partita, hanno messo loro sotto pressione fino a metà tempo. E la stessa cosa del secondo tempo, loro hanno messo noi sotto pressione prima 20 del secondo tempo e dopo noi di nuovo. Per noi era importante vincere questa partita, quindi sono contento. Ecco, contento del risultato, per il gioco? C'era una buona cosa, le mischia erano buone, sono molto contento con le mischia, le tus un po' meno. E questa è una delle cose che ho detto all'inizio da queste due settimane, che vuole fare bene la prima fase, la roba base. Abbiamo perso qualche tush, abbiamo giocato dopo le tush, abbiamo perso spesso all'inizio con mano, ha fatto un avanti. E questo dobbiamo mettere a posto prima prossima settimana. Però in generale, il gioco in generale, sono contento. Guarda, erano difficili lavorare queste due settimane senza qualcosa perché non avevamo giocato settimana scorsa. Ascolta Marius, sembrava che loro conoscessero bene le vostre tusce. Li hanno studiato bene a dire te? Sembra di sì. sì, ovviamente, come hai detto, dobbiamo fare qualcosa questa settimana per cambiare questo. Dopo, chiedo Paolo. Senti, questi due inizi di tempo così negativi, è casuale? Era già successo, ti ricordi anche in passato? Ovviamente era una cosa che noi avevamo parlato, avevamo lavorato questa settimana, però penso non vuole cercare scusa, che non è così. Però perché non abbiamo giocato settimana scorsa e forse le prime 20 minuti siamo stati in difficoltà di entrare nel ritmo della partita. E dopo, quando siamo entrati, è andato meglio. Però guarda, dovevamo dare anche credito a loro, che hanno giocato bene. Soprattutto le prime 20, però le prime 10-15 minuti del secondo tempo loro hanno giocato molto bene. Hanno tenuto le palle bene, hanno creato palle veloci e loro sono pericolosi quando hanno una palla veloce. Camminato si è lamentato dell'arbitro? Non lo so. Io non posso lamentare, non vuole anche... Non mi interessa, alla fine tu devi giocare, adattare come fischia l'arbitro, e penso che avevamo fatto questo bene. Nel secondo tempo avete cercato di allontanare palla dalle fonti del gioco, è chiaro che è facile parlare a posteriori, non era forse meglio giocare più davanti con qualche drive? Forse, non lo so. Però alla fine questa maniera avevamo giocato io, non lo so, dovevamo andare a vedere le partite sulle video e guardare dove possiamo fare meglio, forse una scelta diversa, la chiamata è diversa, però io sono contento come la maniera loro hanno fatto la giocata, sappiamo loro sono forti avanti, su tali avanti anche. Io non ho il problema come avevamo giocato. Antonio, questa era la partita in cui appunto, il pallino passava anche molto a voi giocatori. L'impressione, correggimi se sbaglio, è che spesso le Zebre avevano guadagnato metri, anche la collisione di una difesa un po'... che forse ci si poteva aspettare più aggressività da parte vostra, non so se era una tattica di essere pazienti o... No, assolutamente no. E allora, per rispondere alle due differenti domande, sull'uno contro uno più volte abbiamo parlato in campo che dovevamo essere più efficienti perché ogni volta guadagnavano metri e sicuramente lì dovremo cercare di risolvere questo problema perché i loro migliori portatori ogni volta riuscivano a fare metri, Tunisia, Mascale, Quick, ogni volta con palla in mano non riusciamo subito a fermarli. Per quanto riguarda invece la prima domanda, cioè quelle sulle scelte di gioco, come ci siamo trovati, logicamente
poteva essere stato utile giocare a Glasgow per un po' entrare un po' in rodaggio, e non è stato così, però io onestamente mi sono trovato molto d'accordo su tutte le scelte effettuate dai nostri mediani e poi Cornier per le touche. Abbiamo giocato un pochino più a largo, forse non siamo stati efficienti, però è qualcosa di nuovo anche per noi, tutte queste giocate. Una scelta, è mancato il ricorso al VAR. Come? È una scelta, è mancato il ricorso al VAR. Sì, perché in settimana abbiamo fatto riunione e abbiamo visto come loro difendono sempre molto bene i drive, e penso che, come dire, intestardirsi a fare a capocciate là davanti forse non andavamo da nessuna parte, perché quelle due o tre volte che ci abbiamo provato, forse una volta siamo riusciti a fare un buon drive. Sì, un buon drive, e questo anche in rapporto all'arbitro, perché appunto vedendo sempre in riunione quello come ha arbitrato quest'arbitro, abbiamo visto che il calcio di punizione non è da mai, da molto. Permette tante entrate laterali e falli dentro appunto i drive, per cui forse era una scelta sciocca quella di intestardirci a giocarla davanti come facevamo magari in passato. Prossima settimana con un arbitro diverso vedremo. Questo della collisione, cioè vi sentite un po' giù fisicamente o questione di click, di aggressività della testa? Come dicevo forse prima Gus, il fatto di non aver giocato settimana scorsa, sai, un po' perdi quelle dinamiche, quei ritmi che porti avanti di partita in partita, e vediamo, insomma, cerchiamo di risolverlo in vista della prossima settimana. L'aggressività non penso, perché la voglia era tanta, la voglia di appunto riscattarci, forse c'era un po' paura di sbagliare, perché appunto veniamo da un periodo non troppo facile, non troppo bello, per cui c'è questo timore di sbagliare. Adesso ci siamo un po' sbloccati, vedremo la prossima settimana. In quelle due touche verso la fine del primo tempo, dopo è nata la meta, quella da Mischia a calcio, in quelle due touche in attacco, cosa è successo? Avete perso due lanci vostri. Loro molto bene, e anche quando noi chiamavamo le giocate c'era sempre qualche intuizione loro, vedremo in settimana, dai. Erano bravi comunque a conoscere le nostre giocate, ecco. Le due squadre italiane, diciamo meglio come club del rugby italiano, chiedo a tutte e due una vostra opinione sulla risultanza tecnica proprio di questa partita. Ora, a mio modo di vedere comunque sia stata una partita combattuta e abbastanza aperta rispetto ad altre partite che si sono viste come derby gli altri anni, in cui il gioco un po' non veniva fuori. Tutte e due le squadre comunque si hanno provato oggi a allargare un po' i palloni, allargare un po' gli spazi, e insomma questo penso che sia utile dal punto di vista del gioco anche in ottica nazionale. È logico che è un derby, per cui la tensione è alta. Per ritorno ti aspetti una partita analoga o? Penso ancora più dura, perché logicamente adesso la pressione va su di loro e non sarà assolutamente facile andare a vincere in casa loro, anche perché loro sono migliorati tantissimo, non è la squadra disorganizzata l'anno scorso, hanno un bel gioco, una bella difesa e non sarà affatto facile. Potrebbe aver perso Leonard loro per ritorno, quindi è un gran bel giocatore, perché lì attorno ai raggruppamenti mette sempre qualche dubbio la difesa, e forse è anche per quello che ogni tanto qualche placcaggio è un po' sì, non avanzante, appunto perché i nostri primi giocatori comunque sia erano molto attenti a quello che faceva lui, per cui dopo si scalava sul successivo portatore, però è un bel pericolo lui a tornare al gruppo. A parte l'intercetto. Sì. Come l'hai visto il rapporto Marius e Bertrist? Guarda, non critico mai un giocatore, guarda le calci, lui è sbagliato. Guarda, se io non ho calciato non ho capito questo, però questo può succedere. A parte da quello, penso lui gestisce la partita bene, sono contento, mi dico di nuovo, non era facile di non giocare settimana scorsa, di entrare in questa partita in un derby duro così contro una squadra buona che deve essere forse più alta nella classifica, no, sono contento con lui.
avreste votato Man of the Match? Scusa? Che avreste votato Man of the Match? Hanno votato quelli che erano TV, Van Spaten. Molto in là. No, non lo so la cosa. Anche io ne avevo parlato la partita prima. Penso non sta prima linea, ovviamente ha fatto bene. Il Mark ha giocato tutta la partita, ha fatto veramente bene. Anche lei è stato mostruoso, però anche Città, prima lui è uscito, ha fatto molto molto bene. Il nostro mischio ovviamente ha migliorato tantissimo l'ultimo periodo. Il Vittorio deve dare anche credito a lui, ha fatto un gran lavoro come mischia. È una cosa che abbiamo messo a posto, adesso dobbiamo mettere il tuo a posto. Però alla fine, guarda, c'erano 23 giocatori e tutti hanno fatto quella parte, anche quello che non è entrato. Parli di tutti, ma te cosa hai sentito oggi? Eri emozionato? Qualcosa? Guarda, no, ovviamente ero in giornata. Ho portato Franco all'aeroporto prima della partita, era duro, voi sapete, noi siamo grandi amici, era duro di non avere lui qua, però alla fine, guarda, la vita continua, purtroppo questa era la scelta e dovevo andare avanti. Il giocatore mi ha aiutato tantissimo questo due settimane, e tutto il credito deve andare a loro, perché senza loro ovviamente squadra può giocare senza un allenatore, l'allenatore non può allenare senza una squadra. Continuerai a vedere la partita a bordo campo o dove andrai? No, mi preferirei stare là, ormai la partita di stare là. Non vedo tanto, però loro sanno cosa devono fare in campo, io non posso fare nulla a fianco, non cambia tanto. Ascolta Gus, la stessa domanda fatta Antonio, cosa ti aspetti per il ritorno? Che partita ti aspetti? Guarda, io sicuramente, loro pensano sicuramente potevano vincere questa partita, senza dubbio. E loro partono anche qua stasera con quello in mente. E vengono sicuramente con tutto verso di noi sulla prossima partita. Però adesso almeno noi avevamo un video di studiare questa settimana, di guardare dove avevamo sbagliato, cosa possiamo lavorare. Però sarà duro, no? Sarà duro. Loro, come hai detto prima, loro hanno una buona squadra. Loro hanno una buona squadra, buon giocatore anche. Non penso è giusto dove sono loro in classifica. Loro devono vincere anche 4-5 partite fino ad adesso. Così sarà duro, sarà duro. Adesso potete studiare anche il loro tuscio. Speriamo. Speriamo. Grazie. Grazie.